Sindaco, che cosa significa essere il primo cittadino della città Tornareccio più dolce d'Italia? Sì, perché proprio a Tornareccio si fa il 10% della produzione nazionale. Sì, in effetti è proprio così. Questo è davvero un vanto per noi, avere raggiunto questo obiettivo nel corso degli anni. Tornareccio oggi è una realtà importante, non solo a livello regionale, ma proprio nazionale, con i numeri che appunto lei poc'anzi riferiva. Tornareccio ha una tradizione ormai secolare nell'apicoltura e questo ci ha spinto nel corso degli anni a promuovere questa iniziativa che è appunto Tornareccio Regina di Miele, oggi giunta alla 10ª edizione, non soltanto per promuovere il miele che è sicuramente il nostro prodotto principe, ma siamo adesso anche altri prodotti tipici del nostro territorio come gli insaccati, i salumi, appunto, mozzarelle, formaggi vari. Per cui in questi 2 giorni a Tornareccio sicuramente sarà un weekend dolce, ma ci sarà l'opportunità di poter degustare tanti altri prodotti al nostro terra. A curare il dolcissimo weekend di Tornareccio il 22 e il 23 settembre, sabato e domenica, l'associazione Ars Nova cosa prevede il programma di questo weekend, di questo fine settimana? Dunque, oltre agli stand espositivi abbiamo convegni, mostre, percorsi guidati su storia, cultura, tradizioni del territorio, natura, naturalmente con Monte Pallano, e poi l'arte contemporanea. Infatti Tornareccio ha un museo a cielo aperto con i mosaici che sono numerosi. Quest'anno vorrei ricordare che c'è stata aggiunta una Via Crucis che rispetto all'anno scorso, diciamo, è una novità. E in particolare ci sarà direttamente da Mela Verde un ospite d'onore particolare. Sì, il critico e gastronomico Raspelli, che insieme ad altri esperti del settore, quindi Cuochi di Villa Santa Maria ed altri, praticamente faranno un convegno riguardo alle le proprietà del miele e l'uso del miele in cucina. Un weekend in dolcezza. Sì, un weekend dolcissimo, quindi venite a trovarci.